Coach Spanakis, Tuscany ha perso contro Olimpia Bergamo per 3-1. Com'è andata questa partita stasera? Un po' diversa dalle altre? No, siamo partiti veramente bene. Io devo fare i complimenti ai ragazzi per la partenza, perché io mi ero espresso molto francamente. Questa è una situazione che veniva a Tuscany di difficoltà, quindi grande difficoltà dal punto di vista dei risultati, ma non del gioco. Quindi una squadra in difficoltà, soprattutto psicologicamente, che magari nel punto a punto finale, prendendo qualche break magari dopo il 20, andava in difficoltà. In più c'è stato il cambio dell'allenatore, penso non ufficiale, ma oggi non c'era Morganti in panchina, quindi questa è un'ulteriore scossa che ha la squadra in queste situazioni, dove ogni giocatore cerca di prendersi delle responsabilità e magari viene fuori la prestazione, soprattutto perché giochi fuori casa con in quel momento la prima in classifica. Quindi ho detto: ragazzi, poi ci sarà da sudare oggi perché non hanno nulla da perdere, io voglio che imprimiamo il nostro ritmo dall'inizio. Quindi no, faccio i complimenti perché siamo partiti alla grande, veramente con grossa determinazione e rispettando bene tutto quello che ci siamo detti nello studio della gara. Mi spiace sinceramente per il terzo set, ma non perché abbiamo mollato, ma perché siamo scesi solamente tra virgolette al servizio, dove abbiamo messo al terzo set qualche errore in più e siamo calati un po' come intensità. Quindi dispiace, perché se vado a leggere i numeri e vedo che siamo sopra a muro in attacco, in ricezione anche in quel set lì, qualche errore in più al servizio e ci ha fatto arrivare al quarto set, quindi un po' di amarezza per quello. Però poi dopo nel quarto siamo rientrati con lo stesso piglio, abbiamo cercato noi la vittoria, non abbiamo aspettato l'errore degli avversari o ce lo regalassero loro, e questo per me era una cosa fondamentale. Ecco, c'è da dire anche che nel terzo set un Matteo Bertoli e un Buzzelli sono saliti un attimo in cattedra e poteva essere, come avevamo detto, un problema la formazione che variava set per set. Infatti in quel set c'è stato un cambiamento. Ma sì, sapevamo che questa è una squadra che ha tanti ricambi, li sfrutta molto, quindi dovevamo essere comunque capaci a prendere le misure velocemente. Quindi ecco, Buzzelli è entrato, ovviamente ci ha messo un po' in difficoltà, soprattutto perché cambiano traiettorie, cambia lui a destro, l'altro opposto al mancino, quindi ci vuole un po' di tempo, quindi non è una cosa così semplice. Però no, sì, in difficoltà Bertoli, lo sappiamo, non è che negli altri set non abbia giocato, cioè è un giocatore forte che ha fatto due finali di seguito per andare in Superlega. Oggi ha fatto i suoi colpi migliori nei momenti difficili, sapevamo, qualche volta siamo arrivati un pelo in ritardo su di lui quando magari potevamo anticipare delle scelte, visto che è il primo terminale offensivo e soprattutto nei momenti di difficoltà o dopo il 20 è quello che attacca il gran numero di palle. Quindi però ecco, ci sta la difficoltà e ci sta poi, mi piace molto di più la reazione che abbiamo avuto nel quarto, quindi bene così. Ecco, primi in classifica dopo la sesta giornata, può far venire un po' il capogiro questa vetta per ora? No, assolutamente, guarda, è un campionato talmente lungo. Noi l'altro anno io nella mia ex squadra siamo stati i primi dalla prima all'ultima giornata e poi abbiamo mollato un pochino nei playoff, quindi bisogna restare lì con la testa. Qui ogni settimana è una battaglia. Siamo tutti molto vicino come punteggi, quindi non vuol dire niente, se non dobbiamo guardare soprattutto il livello del gioco espresso in campo, quello mi interessa.